Una pedalata da Codogno a Vo, luoghi simbolo dell'emergenza coronavirus. A Codogno è stato identificato il primo paziente di Covid-19 in Italia, a Vo si è registrato il primo morto. Sabato 11 luglio il ciclismo e in particolare gli 8 team Continental italiani si sono uniti attorno a questo progetto di solidarietà dal forte significato simbolico. L'iniziativa ha goduto anche del patrocinio di Ministero dello Sport, CONI e Federciclismo. Una pedalata non competitiva all'insegna del rispetto delle regole stabilite dai protocolli anti-Covid e come segnale di rinascita. Ciascuna squadra ha schierato 3 atleti che durante la giornata hanno indossato delle maglie bianche speciali che ora saranno messe all'asta online, il cui ricavato andrà a diverse associazioni, tra le quali l'associazione I Colori per la Pace, che ha creduto fortemente in questa iniziativa. Per noi è stato un toccasana, perché noi facciamo propedeutica alla pace dal 2015, ma avevamo bisogno di veicolare il nostro messaggio, nonostante fosse già sviluppato a livello internazionale, non è molto conosciuto a livello nazionale, e crediamo che lo sport sia un ottimo veicolo per questo, ed in particolare il ciclismo. Perché il ciclismo? Perché il ciclismo va nelle città come nelle campagne, nelle grandi aree urbanizzate come nei villaggi. Quindi crediamo che il miglior modo per veicolare il messaggio di pace lanciato da 186.000 bambini del mondo attraverso il loro migliore modo di esprimersi, che è il disegno, è attraverso il ciclismo. Una pedalata che tocca anche luoghi simbolo della recente pandemia come segnale di ripartenza. Abbiamo scelto 2 luoghi particolarmente simbolici, Codogno e Vo e Euganeo, perché crediamo che da lì è iniziato e da lì dobbiamo ripartire nel post-Covid. Un'Italia che sta ripartendo non senza difficoltà dopo un lockdown pesantissimo, è una ripartenza difficile soprattutto a livello economico. Vogliamo dare un segnale con queste 8 squadre che riprovano a ripartire. Anche il sindaco di Codogno, Francesco Passerini, ha parlato di rinascita. E riprendere a parlare di sport, a vivere sport, a vedere sport è un po' come la sintesi della vita che riparte, perché lo sport è sintesi di vita, quindi sicuramente anche poi in questo, diciamo, percorso simbolico da Codogno a Vo, diciamo, 2 comunità sono state colpite da questa tremenda tragedia quasi all'inizio, quando nel resto del mondo occidentale quasi la cosa era ancora sconosciuta, e quindi essere oggi qua a parlare di sport come domenica scorsa c'è Super Libero, sicuramente ci dà grande gioia, grande fiducia, e soprattutto penso che incarni lo spirito della nostra comunità, che ha una grandissima voglia di ripartire. Ritrovo e partenza da Piazza Cairoli a Codogno, dove sono accorsi anche alcuni giovani ciclisti della zona, gli amministratori, oltre ad una rappresentanza del personale medico dell'ospedale di Codogno, a cui sono state donate le magliette dell'evento. Prima tappa a Terranova dei Passerini, poi all'ospedale di Cremona, dove nei mesi più bui della pandemia era stato allestito l'ospedale da campo, e l'incontro toccante con il personale medico-infermieristico della struttura sanitaria cremonese. Ad accogliere i ciclisti c'erano il dottor Samin Zade e Giovanni Vultaggio, infermiere del pronto soccorso di Cremona. Lo sport in genere unisce i popoli, quindi la speranza è sempre quella, che questo sport ci tenga ancora uniti contro questo virus, che la lotta ci possa andare avanti, insomma. Penultima tappa a Noventa Vicentina, dove alla pedalata si sono uniti anche i ragazzi della società ciclistica Vo, che hanno concluso insieme ai 24 ciclisti delle squadre Continental la pedalata fino appunto a Vo, nella piazza del municipio, dove ad attenderli c'era anche il sindaco Giuliano Martini. Un impegno importante, una promessa mantenuta. Io spero che questa sia la prima di queste pedalate che da Codogno a Vo, passando per tutte le zone maggiormente colpite dal Covid-19, possa mettere insieme tutte le nostre comunità e creare un forte legame che ci unisca in questi progetti di rilancio sportivo, sociale e per tutte le comunità che sono state appunto colpite dal Covid. Mi auguro che questa diventi una classica da ripetere, quindi già dall'anno prossimo mi impegnerò personalmente per fare in modo di dare il massimo contributo affinché non cada nel nulla, ma da qui parte un impegno reale per farla diventare un qualcosa che rimanga nel tempo.